Buonasera a tutti voi amici di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova puntata di Osservatorio Antimafia. Questa sera vi dovrete accontentare solo di me, del nostro regista Ugo Moreno. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. E del nostro Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo, bentrovato. Grazie Antonella, buonasera da Venezia. Mi hanno abbandonata tutti, insomma. Allora, Ugo, ti passo la linea per i saluti al network e poi torniamo in diretta con Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Ringrazio Antonella. Le radio che ci seguono ormai sono sempre quelle, ci spera e sicuramente sarà così che aumenteranno ovviamente, e sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio e poi sempre, come dico io, le nuove, che tanto nuove non sono perché sono con noi già da qualche mese, che sono appunto Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire come sempre sul sito al www.radiosites.it, la chat è sempre aperta, rispondiamo nell'immediato subito, così mi piace dire, e ovviamente anche tramite lo streaming di Facebook, sperando non ci faccia scherzetti come oggi, ma ho appena controllato e sta funzionando. Anche lì la chat è sempre aperta. E ovviamente questa trasmissione verrà poi riproposta ancora nel podcast, verrà inserita poi nel palinsesto di Radio Saiz, quindi chi dovesse perdersi la puntata di stasera può comunque andarla a recuperare tranquillamente. Con questo è tutto e ti ripasso la linea. grazie Ugo, e io la giro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Grazie Antonella, dunque da Bari a Venezia, dunque vi do subito una news, diciamo quella che potrebbe essere una tra le top, no? La estrapolo dal televideo perché si tratta proprio di un nostro collega, aggrediti a Ostia da Roberto Spada, due inviati del programma Rai, Nemo Nessuno Escluso, che volevano realizzare un servizio sul voto nel municipio. Il giornalista Pier Vincenzi e il filmmaker Anselmi sono andati davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casa Pound, adesione dichiarata sul profilo Facebook. Dopo aver risposto ad alcune domande, Spada ha dato una violentissima testata al giornalista e l'ha rincorso picchiandolo con un bastone. Poi, aiutato da un sodale, ha preso a calci e pugni Anselmi. Pier Vincenzi ha il setto nasale rotto e una prognosi di 30 giorni. Il servizio in onda domani. Ed ora, eh sì, purtroppo al mondo c'è anche di Sono questa. orribili queste notizie. Dimmi pure, Antonella. No, scusa Massimo, siccome io ho anche visto le scene, sono davvero terribili vedere questa esplosione di rabbia, ma accompagnata da una freddezza sconvolgente, sconvolgente, dai. Quindi proprio, cioè, che voleva proprio colpire il collega. Avresti dovuto vedere la freddezza con la quale lo guardava prima di colpirlo, nessuno se lo sarebbe aspettato. Probabilmente lui già, questo individuo, se vogliamo chiamarlo così, che sarebbe anche troppo, questo troppo buoni saremmo a chiamarlo individuo. Ecco, probabilmente macinava, covava già dentro, no? Questa intenzione di aggredirlo in maniera, no? Forte. Ma Massimo, guarda, io ti devo dire questo, noto e constato che ormai c'è un atteggiamento sempre più aggressivo, non solo verbalmente, ma anche fisicamente, nei confronti di un certo tipo di giornalismo, no? Sì. E tu penso che da osservatore privilegiato tale, insomma, possa condividere tutto questo, perché non da ultima l'uccisione della giornalista maltese che aveva osato mettere il naso negli affari molto poco puliti che si realizzano sulla sua isola. Certo. Purtroppo c'è un
Si è passati al piano fisico, oltre che al piano verbale o politico. Sì, esatto, hai fatto bene a ricordare, ecco, anche la collega di Marta, perché veramente la cosa, quello che è successo è gravissima, in effetti. Sì, c'è questa. Io pensavo prima ad una frase che ha detto Pietro in apertura di trasmissione alle 18:30. Lui ha detto: abbiamo messo indietro l'orologio di 12 anni. Io sarei anche più larga con la datazione. Credo che si sia tornati indietro ben più di 12 anni. Vabbè, sì, assolutamente. Sì, ci sono delle cose che stanno accadendo che hanno dell'incredibile, mentre una volta, ecco, certe cose, certe situazioni che venivano alla luce sembrava un scandalo, ma scherzi, no, no, dopo viene, succede questo, quell'altro, l'altro ancora. Adesso invece quando si decide, no, come ad esempio, vogliamo togliere le radio, le TV locali, vabbè, togliamo le TV locali, basta, e troviamo il sistema. E quelli te lo trovano, questa è una notizia che ho visto ieri sera su Facebook, e ho detto, ma com'è possibile una cosa del genere? Praticamente alcune frequenze, credo dal 49 al 60, della banda quinta, ecco, per gli addetti ai lavori sanno a cosa mi riferisco, vanno praticamente all'alta definizione, al 5G, se non vado errato. Poi non ho approfondito la parte tecnica, so che vengono cedute per questi servizi. Quindi quali frequenze si vanno a prendere? Non certo quelle delle TV nazionali, che apro una parentesi, hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80 per farsi i propri network e tutti sono stati zitti. Probabilmente era un discorso in comune accordo sotto banco. Ecco, oggi si parla che dal 2020, se non erro 2022, dunque queste frequenze verranno sottratte alle TV locali e quindi loro verranno solamente, diciamo, cioè diventano solo come dire, fornitori di programmi alle altre emittenti. Quindi questa cosa qua, se è vera, perché ho ancora da, ecco, lo preciso perché dopo non voglio che venga fuori discorsi strani, cioè questa cosa, se è vera, adesso la andrò a verificare nei giorni a seguire, è veramente grave. Cioè, oltre a sapere la dittatura, poi tutti quei discorsi lì, succede che se questi emittenti locali vengono a meno, vuol dire decine e decine di disoccupati. Cioè, già in Italia è quasi impossibile trovare lavoro per i giovani, ok? Questo frutto di chi ha amministrato, che ha gestito questo paese. Ecco, quindi figuriamoci se adesso andiamo anche a parlare di situazioni di questo genere, come ho appena descritto. È gravissimo, è estremamente grave una cosa di questo tipo. Le TV locali devono essere preservate assolutamente. Com'è possibile parlare, ad esempio, come ho già sentito, di rottamazione di una televisione locale? Perché non rottamiamo la 7? Perché non rottamiamo, che ne so, qualche frequenza di Mediaset? Oh, scherzi, non si può nemmeno nominare. Ecco, succede questo. Perché le frequenze peggiori che andavano a interferire dalla parte di là dell'Adriatico sono state date alle locali, cioè non ho capito, ecco, e non alle nazionali. Le nazionali hanno subito avuto un'azione immediata delle frequenze più belle, ok, meno disturbate. Chi invece ha fatto le spese sono le TV locali. Quindi questa cosa qua in Italia è ora di finirla, perché qui chi ci sta gestendo sono personaggi che fanno i furbi, ok? Per questo noi registriamo. Ma com'è possibile una cosa del genere, che accadano cose del genere? Cioè, perché un numero elevato di emittenti radio, televisive locali ha chiuso? Ma perché non riescono a lavorare? Si può sapere perché non riescono a lavorare? Cioè, voglio dire, è possibile andare avanti in questo? È possibile vedere gente che perde lavoro ogni giorno? Cioè, no, 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 non si capisce. Allora, questa è la situazione che stiamo fotografando. Poi si potrebbe ampliare con vari riferimenti, eccetera. Le TV locali stanno scoppiando. Questa, in definitiva, è l'unica parola, è quello che sta succedendo in questo paese. Vabbè, guarda, io, Antonella. Ecco, io sto constatando tutto questo, dalla violenza verbale, dalla violenza anche a livello proprio fisica, no? Di questa ira uno contro Non è la prima l'altro. volta ormai che assistiamo ad episodi di questo tipo, però questo dovrebbe anche far riflettere chi prende le decisioni, perché
Perché assistere a scene di quel tipo, e se le ho viste io, sicuramente saranno state viste da un buon numero di persone. Scene di quel tipo, proposte in un momento, storico, politico come quello che stiamo vivendo, è un pessimo indice. Certo. Pessimo. È un pessimo segnale, non è una cosa che va sottovalutata. Probabilmente qualcheduno dovrebbe cominciare a riflettere su scene di questo tipo e sull'astensionismo che si è registrato durante le ultime votazioni. Sono state due situazioni nel giro di pochissimi giorni a dare uno schiaffo a tutti, davvero. Non abbiamo una classe politica purtroppo in grado di decifrare il linguaggio del popolo. Non gli interessa, quindi il linguaggio del popolo, del cittadino, non lo conoscono, sono troppo arroccati, chiusi nelle loro discussioni verticistiche il più delle volte, che mirano il vertice, quindi non sono predisposti a cogliere le vere difficoltà di ognuno di noi. E questi due segnali sono estremamente, suonano un campanello d'allarme, non c'è niente da fare. La tensione sociale ormai è altissima. Non Sì. so come la vivete voi, ecco, a me piacerebbe sentire molto i nostri ascoltatori. Ogni tanto ricordatevi di mandarci un messaggio, di dire la vostra, perché poi alla fine queste trasmissioni vengono realizzate proprio per la ragione per la quale molte TV locali massimo devono chiudere, perché bisogna zittire la pluralità, annullare la pluralità. Esatto, ah, ma sono d'accordo su Le questo. TV locali questo sono, Assolutamente. riproducono esattamente l'immagine del paese, della città, della regione. Eh sì, certo. Sì. Allora c'è da chiedersi, tutte quelle promesse che ogni volta questi politici ci facevano durante il periodo di campagna elettorale, dove sono adesso? Cioè, questo pendolarismo tra destra e sinistra, no, io sono più bravo di te, no, quell'altro dice, no, sono io più bravo di te, e lì avanti con tutte quelle trasmissioni politiche che abbiamo visto e tutto adesso vediamo. I vari salotti televisivi dove si scannano uno con l'altro, trasmissioni inconcludenti che a me ultimamente mi faceva anche conciliare il sonno, infatti quando a volte la sera avevo un po' di tensione, che non avevo sonno, eccetera, ho detto aspetta là, che vediamo dov'è che fanno i furbetti, ah eccoli qua, qua ce n'è uno, boh, teniamo qui, lo mettevo un po' basso di volume e lì mi conciliava il sonno, perché poi alla fine si arriva, ecco. Allora Per questo a me parte... capisce quello che tu dici, Massimo, perché effettivamente sono discorsi così lontani dalla realtà, quelli che ascoltiamo, che non possono stimolare in noi interesse, no? È come leggere una fiaba, è una cosa che non ha nulla a che vedere con la tua vita, è solo il frutto dell'immaginazione di chi ha scritto. E lo stesso discorso vale per loro. Sono il frutto dell'immaginazione di chi ha scritto, ma di reale non c'è nulla. No, Quindi purtroppo... perché dovrebbero attirare la tua attenzione? Tu sei un cittadino, no? Sei una persona del popolo, sei uno che va a votare, che paga le tasse. La tua attenzione per loro dovrebbe essere vitale. Invece no. Del fatto che a te Massimo Bonello, che a me o che a qualche un altro, non interessi più nulla di quello che hanno da dire, non li sconvolge, anzi. Sì, infatti, questo è un'altra considerazione. Che merita tutta la nostra attenzione, anche quella degli ascoltatori, proprio, è proprio così purtroppo. Invece dovremmo non stancarci, ma continuare a, come dire, a far emergere tutti questi frutti bacati che loro hanno prodotto. Te ne dico uno per tutti: i giovani che non trovano più lavoro qui nel nostro paese e sono costretti ad andare all'estero. Io ti potrei far venire in diretta una persona, un amico, che lui ha avuto un problema con suo genero, che gli ha detto: ti trovo io lavoro, guarda, non ti indico io un posto di lavoro dove assumono, eccetera, eccetera. Benissimo, questo ragazzo giovane si è fatto non so quanti mesi di lavoro gratis, gli facevano i complimenti perché era bravo, eccetera, e alla fin fine si è trovato a casa così, che neanche lui sa perché. Ma come? Mi hanno detto anche che ero bravo e adesso sono a casa e hanno ancora da pagarmi tutti questi mesi. Lui ha perso poi anche il lavoro stagionale perché...
abita su una località balneare. Non faccio nomi neanche di città per non andare poi a intuire qual era la ditta che lo ha preso in giro sto povero ragazzo. Allora, uno cosa può dire di fronte a questa situazione? Che vede i propri figli non realizzarsi, non riuscire a organizzarsi un futuro, oppure rimane la sola soluzione di andare all'estero. Cioè, ritorniamo, come tu giustamente hai detto, Antonella, di parecchio indietro, parecchio indietro, dove la gente nel dopoguerra andava all'estero per trovare un attimo di lavoro e che lavoro poi che trovava. Ecco, stiamo ritornando. Ah, allora direi a questi politici dello schifo, scusate un attimo, voi destra e sinistra, ma con tutti i discorsi che avete fatto dal 94 fino a oggi, sono queste le politiche, cavoli, tutte quelle bellissime parole dorate, cioè. Come minimo avremmo dovuto superare una situazione di questo tipo e invece siamo a livelli di dopoguerra. Ma adesso andate in galera tutti? O andate a se andate in galera e a pulire le strade? Eh sì, e mettiamo gente nuova. Socialmente utili per una volta, Eh sì, e anche per 2 o 3 volte, Antonella. ma io vorrei sollecitare, lo ripeto, i nostri ascoltatori a dare la propria opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensano. Io lancio un appello a tutti i residenti in Sicilia e al 10° comune di Roma, in forma assolutamente anonima, coloro che non hanno votato. Vorrei sapere perché non avete votato. Vorrei sapere perché avete abdicato a questo vostro diritto, ma anche dovere. Vorrei sapere perché non vi sentite più rappresentati tanto da non andare a votare. Non faremo nomi, non diremo nulla che vi possa identificare, ma vorrei una risposta. Riguardo a quello che dicevi tu, Massimo, Sì. un giovane ce l'abbiamo qui, che non è andato all'estero per trovare un lavoro, ma che caparbiamente rimane qui a cercare, ed è Ugo. Ugo è, diciamo, un ragazzo. Quanti anni hai, Ugo? 37. Ecco, un ragazzo. Sì, dico ragazzo, perché a 37 anni oggi si è ragazzi, no? Scusate, se dobbiamo lavorare fino ai 67, perché la prospettiva di vita si è allungata. No, Non mi toccare quel tasto lì. scusa, Bonella, seguimi. Allora, Ti è seguo. questo, no? È aumentata la prospettiva di vita, ergo si è in grado di lavorare fino ai 67 anni con risultati soddisfacenti, dopodiché ti sei graziato e vai in pensione, forse. È chiaro quindi che un Cimitero. uomo, un giovane uomo di 37, detto 36, 37, 37. 36. Un giovane uomo di 37 anni ancora in piena attività lavorativa, no? Anzi, agli albori, è quasi un adolescente nel mondo del lavoro oggi. Beh, possiamo dire che per come sta andando la situazione è triste, lo dico, è quasi adolescente su certi aspetti, perché vedendo che molti sono a casa, sempre in età più avanzata, giovani ma anche un po' meno giovani, e qua veramente non riesci nemmeno a fare l'esperienza, quindi vieni considerato un adolescente. Cioè, la situazione è veramente Ma certo, drammatica. perché la condizione di vita è quella, al di là Esatto. dell'età anagrafica, voglio dire. Esatto. Ecco, quindi un ragazzo come te, che ha tutta una vita lavorativa ancora dinanzi, no? Perlomeno avrai 30 anni di lavoro, no? Ma Se cambia visto ancora. l'andazzo, sicuro 30 anni, perché come minimo 30 anni. Adesso ribadisco, qua parlano di età pensionabile intorno ai 67 anni. Ma per come Ecco. stanno andando le cose, nulla, cioè, va sempre peggio, nel senso, aumenterà l'età pensionabile, questo è il problema, per come stanno andando adesso attualmente le cose. Non avremo Sentendo, alternative, è chiaro. esatto, cioè, non si hanno alternative, si parla che comunque sono numeri molto indicativi, perché adesso sono 67, fra un anno addirittura potrebbe già aumentare a 68 o 69. È veramente, quindi comunque davanti c'è persone anche più giovani di me o comunque della mia età, comunque hanno davanti ancora 30 anni, e soprattutto se ancora in forze. Cioè, io mi auguro, almeno con tutto quello che si sente, comunque però la maggior parte delle persone sono ancora in forze. Eppure viviamo in un paese in cui no, sei troppo vecchio, oppure la scusa è che non hai esperienza, oppure sei troppo vecchio perché preferiscono magari prendere quello più giovane e fargli un contratto da fame. Lo dico proprio tranquillamente perché ho visto casi di contratti letteralmente da fame, sfruttando apposta il discorso che alla giovane età gli posso fare quel tipo di contratto. Però è assurdo.
Ma gente senza esperienza e vengono, pertanto è giovane, poi impara, però magari lasci indietro chi magari ha già esperienza, che magari ha anche soprattutto bisogno. Adesso non dico che quello giovane non ne abbia bisogno, assolutamente, però magari uno di una certa età magari intende ad avere più bisogno, per così dire, e magari con anche l'esperienza invece no, gli si preclude questo perché si fa spazio magari a un semplice discorso di poter pagare meno qualcuno. Cioè, comunque c'è uno È sempre sfruttamento a così tutto che tondo, va sempre. a finire, in effetti. E qualcuno potrebbe chiedersi tutti questi discorsi cosa hanno a che vedere con la trasmissione, con l'Osservatorio Antimafia, con Antimafia 2000. È semplice. Questi sono atteggiamenti che non si fa fatica a bollare come mafiosi, no? Noi lo diciamo sempre, la mafia non è solo un fatto finanziario, economico, è soprattutto un fatto culturale, ecco perché tutte le iniziative di quel genere fanno molta più paura come azione sociale, perché si è ben capito che andando ad agire sullo strato proprio culturale della società si impedisce l'attecchimento di una certa subcultura. Correggimi se sbaglio, Massimo, visto che tu sei molto più attento a certe cose. No, Quindi, no, va bene. vado bene. Ecco, quindi alla fine bisogna comunque puntare ad una pluralità di informazione che consenta di crearsi un'opinione quanto più libera possibile. Questo per tornare a Hai quello che detto dicevamo. una cosa giustissima, pluralità, che hanno fatto di tutto per toglierla, nel senso che una volta, parliamo anni 80, fine anni 80, che nessuno poi venga a dire, apro una parentesi rapida, ma erano altri tempi, i tempi sono cambiati. No, 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 non c'entra un fico secco. Cioè, qualcuno ha cambiato le belle abitudini, che è diverso da dire sono cambiati i tempi. Il tempo è sempre quello, eh. Allora, praticamente c'erano tante televisioni, radio che trasmettevano, diciamo, avevano il loro giro pubblicitario e trasmettevano un programma culturale, anche con informazioni a livello, diciamo, internazionale, ma poi davano ovviamente la concentrazione nel loro luogo, nella loro città. Quindi tutto andava bene, la pubblicità c'era, si dava lavoro, no, dopo, alla fin fine, è cominciato a venire fuori i network, non facciamo nomi, che hanno rastrellato tutte le frequenze, hanno cominciato a disturbare, proprio a creare delle interferenze tra ripetitore e ripetitore nei confronti delle televisioni regionali o locali, chiamate come volete, e qui succede che alla fin fine uno si trovava con la TV locale con un sacco di problemi, salta un po' di passaggi per motivi di sintesi, e alla fin fine diceva: beh, mi conviene vendere al network, così esco fuori da tutti gli eventuali debiti, problematiche, e mi faccio una vita un po' tranquilla. E ecco che hanno cominciato a cadere. E questa è stata una prima, come si può dire, una prima, diciamo, selezione. Poi dopo, con le leggi, no, perché una volta non era regolamentata l'UHF, perché hanno lasciato che i network si prendessero tutte le frequenze che volevano. Dopo, per dare un'altra botta ancora, hanno detto: aspetta, va, che ci facciamo la legge, quindi ci mettiamo tasse, tassine, eccetera, eccetera. Ed ecco che un'altra buona parte di emittenti locali è sparita, per poi arrivare, insomma, in definitiva, ai giorni di oggi, solamente network che trasmettono brutte cose, che trasmettono programmazioni brutte, che fanno schifo. Una volta vedevo negli anni 70 qualche scritta anche sui muri: Rai seria, Rai brutte, Rai tipo frasi di questo, mi viene in mente anche l'ora che è tarda, che no. Ecco, ma attenzione, che se all'epoca qualcuno diceva che Rai uguale telemiseria, è 100 volte peggio con tutte quelle, malgrado, sommando anche tutte quelle televisioni nazionali che abbiamo, ok? Perché veramente negli anni 70 la Rai di programmazione culturale seria e anche di approfondimento, magari, non so, può essere stata un po' pallosa, un po' pesante in alcune serate, ma era molto migliore di adesso, altro che telemiseria, ok? Bene, detto questo, oggi siamo in una situazione, dicevo, di solo
grossi network, con la programmazione squallida, come dicevo poco fa, risultato abbassamento del grado culturale della gente, okay, degli italiani. Questo è voluto da chi? Dalle massonerie, mi viene in mente ad esempio la loggia massonica P2. Qualcuno diceva, ma bisogna abbassare il grado culturale della gente, così con le generazioni successive, i nuovi governi, ok, si riesce a gestire meglio il paese e fare quello che vogliamo noi. E quindi tutti stanno zitti, impacchettiamo le persone. Adesso poi ci mancava solo lo smartphone, che sono tutti presi per strada, per i mezzi pubblici, al bar, all'ufficio postale, nelle banche, nei negozi, eccetera, tutti in assoluto che sono lì che guardano sempre questo smartphone, sempre in mano sta cosa qua. E allora alla fin fine sembra che sia una malattia addirittura collettiva questa. Io per principio non ce l'ho lo smartphone, non l'ho voluto proprio comprare. Il WhatsApp io non ce l'ho. Assolutamente. Allora, quando sono in macchina, guido e il telefonino rimane spento. Ok, lo accenderei solo in caso di urgenza, non so, c'è maltempo improvviso, voglio capire com'è la strada, oppure non so, ecco per queste cose qui, oppure capire meglio come arrivare a un determinato luogo. Quando poi sono a casa, pranzo o ceno, e dopo mi metto al computer, allora lì. Ok, si fa quel lavoro di computer, finito quello se ne apre un altro, ma non sempre attorno in una maniera ossessiva a questo smartphone continuamente, che a volte mi capita di parlare con delle persone e queste manco mi seguono perché sono lì attente, perché sentono squillare lo smartphone, attente allo smartphone in continuazione. Ecco, questa è la situazione che hanno creato e la televisione su questo è stata un buon strumento, una buona malattia. Però per fortuna c'è Radio Science che ha una splendida programmazione delle realtà locali meravigliose perché copre tutto il territorio, quindi almeno su questo siamo tranquilli. E poi soprattutto c'è antimafia2000.com che col suo lavoro davvero difficile da portare avanti ogni giorno in queste condizioni, rende comunque possibile l'informazione accessibile a tutti, un'informazione che non si raccoglie da nessun'altra parte, nessun'altra rete televisiva o radiofonica si occupa di antimafia così come lo fa Antimafia 2000, appunto. E quindi se volete capirne di più dovete visitare il sito www.antimafia2000.com e passo Massimo, perdonami, ma l'ora si fa tarda, poi dobbiamo mandare in onda una bellissima intervista realizzata da Pietro Orsatti a Ottavio Navarra. E quindi io partirei subito con Mafia, politica, stragi di Matteo Lodato, spiegano le scomode verità, Ecco, pubblicando. aspetta Antonella, solo un secondo perché ho un aggiornamento per quanto riguarda il reporter Rai che era stato aggredito. Ah, sì. Praticamente, te lo dico io, in un batter d'occhio, dunque sarà la direzione distrettuale antimafia di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, a sì, dell'aggressione subita ieri a Ostia, quartiere di Roma, da un troupe del programma di Rai 2, Nemo, Nessuno Escluso, a Roberto Spada, membro della famiglia Spada, al centro di inchieste giudiziarie, viene contestato il reato di lesione, ma i PM attendono di conoscere l'entità del danno riportato dal giornalista Daniele Piervincenzi, operato al naso per ridefinire il reato. Ecco, questo è, diciamo, l'ultimo aggiornamento che ha lanciato anche il Televideo. Io mi sono messo su questa fonte perché sono quelli che sono più vicini, diciamo, al caso, praticamente un collaboratore. Quindi questo quello che è successo è una cosa molto grave. Alle 22:30 dunque cedo la linea subito a Antonella in Tranò e noi ci sentiamo quindi la prossima settimana. Certo, mercoledì prossimo Massimo, grazie comunque sempre della tua presenza. Allora, come vi dicevo, uno degli articoli che trovate sul sito di antimafia2000.com è Mafia, politica, stragi di Matteo Elodato, spiegano le scomode verità, pubblicato il 7 novembre a firma di Aaron Pettinari. Così si compromette la nostra democrazia. In Italia la mafia esiste da oltre un secolo e mezzo ed è forse l'unico fenomeno criminale al mondo con una durata così sterminata. Sono
Non ci vuole molto a capire che se ha potuto sopravvivere così a lungo, e ancora ne parliamo nel 2017, è perché ha avuto e continua ad avere collusioni e rapporti con quei poteri di diversa natura che attorno alla mafia si sono stretti, quello politico, quello economico, quello finanziario, quello religioso ed il potere criminale occulto. L'analisi logica di Saverio Lodato, editorialista di questa testata, mette subito a fuoco il nodo irrisolto del nostro paese. Un nodo che attraversa la storia passando anche da eventi tragici come le stragi di Capaci e Via D'Amelio, attentati che hanno portato alla morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Questa è solo una prima parte, ve l'ho voluta anticipare perché merita di essere letto con attenzione questo lungo articolo di Aaron Pettinari e sono stati fondamentali gli interventi che potrete andare a leggere. All'interno troverete anche fotogallerie e video integrale. Di seguito, a firma del direttore Giorgio Bongiovanni, elezioni in Sicilia, vince Berlusconi. Questa è l'analisi che ci consegna il nostro direttore Giorgio Bongiovanni rispetto alle elezioni siciliane. Il ritorno del Caimano nella terra che non vuole cambiare mai. La vittoria di Berlusconi, il day after delle elezioni siciliane, riconsegna all'Italia il ritorno del Caimano sulla scena politica. E questa è l'amara realtà che emerge analizzando il successo del candidato di centrodestra Nello Musumeci nella corsa al trono di Palazzo dei Normanni. Prima del voto Musumeci era considerato un fascista per bene, onesto, ma oggi, dopo i risultati, un tale appellativo appare addirittura eccessivo. Con il ritorno di B ha vinto il lato più oscuro della destra, quello che non rinuncia ad affacciarsi ad un partito che con i mafiosi, uno dei suoi fondatori, Marcello Dell'Utri, è in carcere condannato per concorso esterno in un'associazione mafiosa, ha avuto a che fare. Non solo, Musumeci non potrà mai cancellare l'onta di aver accettato nelle sue liste quelli impresentabili che comunque hanno portato acqua al suo mulino, rafforzando il 40% finale, circa 870.000 voti. Non possiamo sapere se e in che misura la mafia possa essere stata determinante in questa tornata elettorale. Si può essere certi che la mafia non ha votato Claudio Fava, l'unico ad aver avuto il coraggio di fare nomi e cognomi di quei soggetti in qualche maniera vicini a Cosa Nostra. Mafia che avrà avuto ugualmente alcun interesse a votare Giancarlo Cancellieri. Quindi questo è l'incipit, vi ho letto in parte l'editoriale del nostro direttore Giorgio Bongiovanni, vi rimando alla lettura integrale e lo trovate sempre, come vi dicevo, sul rotellone della pagina di antimafia2000.com. Ancora di seguito un interessante articolo di Francesca Mondin, intercettazioni, la stretta del ministro Orlando. Di Matteo, rischio di compromettere le indagini, il diritto di difesa e l'informazione. Ci ha provato per anni il governo Berlusconi a mettere in stre una stretta sull'utilizzo delle intercettazioni ed ora il governo Gentiloni Renzi sembra esserci riuscito con la riforma del ministro Andrea Orlando. Il Guardasigilli, per rispettare i tempi imposti dalla legge sul processo penale, ha deciso di saltare il confronto con una commissione di esperti ed ha inviato il suo decreto legge ai capi delle principali procure che la prossima settimana saranno chiamati ad esprimere un proprio parere. Questa è l'introduzione all'articolo di Francesca Mondin che tratta un altro dei tanti argomenti che ha tenuto banco nei giorni scorsi rispetto all'utilizzo, anzi alla riproposizione delle intercettazioni, possibilità che pare sia stata abbastanza preclusa con questo provvedimento. Bene, l'ultima notizia che vi voglio segnalare è Derao, nuovo procuratore nazionale antimafia. A cura proprio della redazione di Antimafia 2000, Scarpinato ieri aveva ritirato la candidatura. Questo è articolo pubblicato quest'oggi 8 novembre. E Federico Cafiero Derao, il nuovo procuratore nazionale antimafia, che prende il posto di Franco Roberti, che invece lascia la magistratura per raggiunti i limiti d'età. Derao, al momento capo della Procura di Reggio Calabria, è originario di Napoli e nella sua città ha vestito la toga per molto tempo come magistrato, diventando esperto di camorra e criminalità organizzata.
In quel periodo ha messo a punto, assieme ad altri suoi colleghi, uno dei processi più importanti contro la camorra, Spartacus, il processo che azzerò il potente clan dei Casalesi, scaturito dalle dichiarazioni del primo pentito del clan, Carmine Schiavone. Dal 2013 il magistrato napoletano è alla guida della Procura di Reggio Calabria, dove ha investito diverse forze sulla cattura di latitanti e sull'aggressione al patrimonio delle 'ndrine, oltre che avere la titolarità esclusiva delle indagini sul territorio internazionale. Nel corso della sua carriera, De Rao ha indagato anche su Cosa Nostra e sul terrorismo interno. Bene, questa è una scheda così introduttiva sulla figura di De Rao, il nuovo procuratore nazionale antimafia. E ora, cari ascoltatori, io vi lascio all'ascolto, perdonate il pasticcio di parole, dell'intervista realizzata da Pietro Orsatti, intervista a Ottavio Navarra. Ottavio Navarra si era candidato come, diciamo, antagonista, ecco, di Fava, poi è stato si è praticamente, ha praticamente ritirato la sua candidatura per permettere, insomma, a Fava di procedere con la sua, e ha rilasciato questa interessantissima intervista a Pietro Orsatti, che adesso manderemo in onda e che vi consiglio vivamente di seguire. Per quanto ci riguarda, noi ci risentiamo il prossimo mercoledì alle 22 per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie a Ugo Moreno per averci seguito con la regia. Salutiamo Massimo Bonella, gli diamo appuntamento mercoledì prossimo e vi auguriamo buonanotte. Buonanotte e buon ascolto. Due mesi duri di campagna elettorale, ma anche appassionanti, straordinari, emozionanti, durante i quali abbiamo incontrato migliaia di persone, abbiamo spiegato il nostro progetto, le nostre ragioni. Abbiamo incontrato una Sicilia molto delusa, molto amareggiata, molto incazzata. E sono stati 2 mesi senza risparmiarsi mai un attimo, dalla mattina alla sera, alla notte, vissuti insieme, perché era una campagna elettorale che è stata vissuta insieme, non è stata una campagna elettorale delle solitudini e dei narcisismi, per quanto mi riguarda. Una battaglia elettorale di un collettivo di persone che si è ritrovato a credere che sia possibile ancora qui e a partire dalla Sicilia costruire una speranza diversa, tentando di mettere insieme quello che abbiamo chiamato il quarto polo della speranza. In qualche modo il risultato su Palermo è impressionante in termini numerici. Cioè, avete fatto, come si dice, avete fatto l'impresa, perché non avevate dietro Luca Orlando, che veniva da un successo elettorale. Devo dire che questo forse si può davvero annoverare nell'arco degli ultimi anni, forse decenni anche, come il più grande risultato della sinistra palermitana, in un progetto di autonomia culturale, di identità, di valore, di progetto. Quando a Palermo raggiungiamo quasi il 9%, in una città che non ha mai avuto una storia, connotata a sinistra, e lo mettiamo insieme in poco tempo e soprattutto, diciamo, con tanto sulle entusiasmo, macerie, tra l'altro. sulle macerie che ci lascia una regione, ci ha consegnato una regione che aveva costruito nella sua ipotesi di governo quella che sembrava all'inizio essere definita un'ipotesi rivoluzionaria, rappresentata da Crocetta, che si è rivelato il più grande flop della storia politica siciliana. Quindi, diciamo, è stata veramente un'impresa in ostinata e contraria, e che qui, dove io ho operato in modo particolare, su Palermo, è stato, diciamo, un valore riconosciuto. Ecco, noi siamo molto contenti di questo risultato. E scrivevo stamattina, dobbiamo veramente avere la pazienza dei contadini, cioè dobbiamo capire che abbiamo messo le basi, di un lavoro che si può adesso fare. Quindi c'è una. Vi trovate in una situazione in cui sembrava, da un lato, qualcuno rivendicava che questo era soltanto un test regionale, in particolare il PD, dall'altro invece
sembra un test nazionale, cioè nel senso avete innescato qualcosa di diverso. Ma noi speriamo di sì, speriamo di sì. Noi l'abbiamo vissuto come evidentemente abbiamo ragionato sulla nostra terra, ma la Sicilia è la seconda regione d'Italia, quindi è chiaro che vuoi o non vuoi rappresenta anche, come dire, un termometro di quello che accade nel paese, e di questo ne eravamo pienamente consapevoli. Chi si è sottratto, diciamo, questa consapevolezza l'ha fatto per mere ragioni di opportunismo politico, perché annusando una sconfitta sempre più evidente con il passare delle settimane dalle dimensioni sempre più catastrofiche, ha cercato, come dire, di arginare quello che si prestava ad essere, come dire, un risultato proprio da che sicuramente segna, come dire, una pagina nera nella storia siciliana sotto questo profilo. E quindi chi aveva responsabilità ha cercato di tirare il remo in barca prima del risultato, ma insomma questo i siciliani l'hanno, penso, compreso molto bene. Non ti spaventa che ci possa essere un rientro in termini nazionali di questo tipo di risultato, cioè quindi un testa a testa 5 Stelle? La preoccupazione c'è tutta, perché al di là, ecco, voi vi troverete adesso ad avere problemi non indifferenti. Non indifferenti. Io penso che evidentemente quello che è accaduto segnala da un lato che c'è un centrodestra che in Sicilia, ma temo purtroppo anche in Italia, sta vivendo una nuova stagione fatta dei vecchi riti, e c'è ancora una parte dell'elettorato che dentro questi vecchi riti della politica, dentro questi vecchi meccanismi della politica, trova una sorta di come dire, di cuscinetto, rullarsi senza accorgersi che invece questo paese sta sprofondando. Il risultato di Musumeci e soprattutto delle sue liste è un risultato che la dice lunga su questa sacca di conservazione questo è un dato preoccupante, perché io penso che Musumeci si troverà prestissimo, come dire, a dover saldare le cambiali che ha stipulato durante questi mesi di campagna elettorale, e saranno cambiali salate, saranno cambiali che gli presenteranno quelli di cui lui ha fatto finta di non essere compagno di viaggio. Quindi queste liste collegate, questi gruppi anche di potere? C'è un ritorno sulla scena politica siciliana di sacchi di potere che si pensava essere state archiviate, diciamo, dalla storia. Invece vediamo che periodicamente, ciclicamente, queste sacche ritornano e portano generalmente con sé nuovi disastri. Cosa ci sia, ecco, dietro questa grande coalizione che Musumeci ha messo in campo in queste settimane, io penso che purtroppo i siciliani lo vedranno ora a partire dalle prossime settimane. Presumo nulla di buono, e presumo che, come dire, sia anche il frutto di una politica delle clientele che continua a persistere malgrado tutto. Basta anche qui ripercorrere un po' le biografie dei grandi portatori di voto, diciamo, di questa competizione elettorale per capire come tanto lavoro ancora c'è da fare per distruggere sacche di potere che si sono annidate in questo groviglio del potere siciliano. A fronte di tutto questo c'è anche un voto al Movimento 5 Stelle, che anche lì è un voto caricato di tanta speranza. Io penso che, diciamo, infatti voi non avete fatto una campagna contro i 5 Stelle, ma una campagna parallela. Noi abbiamo tentato di fare sempre una campagna per, non contro qualcuno, questo in generale. Però, diciamo, adesso che, come dire, le urne sono chiuse, ragionando sicuramente dietro quel voto al Movimento 5 Stelle c'è un'aspettativa più limpida, più di rabbia, di amarezza che ha trovato in quel progetto politico, in questa fase, secondo me erroneamente, diciamo, un modo di essere rappresentato. Vedremo anche
I 5 anni alle spalle non è che ci segnalano un super attivismo del Movimento 5 Stelle in Sicilia su tanti problemi, e anzi un tacere a volte a tanti, tanti temi che appunto per la complessità e per la delicatezza che richiedono nell'essere affrontati, spesso si è cercato però di glissarli, di non metterli nell'agenda della politica. Certo. Senti, invece una cosa in costruzione, in prospettiva, cioè, sicuramente questa da un lato cioè, la presenza di Fava in qualche modo ha coagulato anche vecchie storie, vecchie vicende, in particolare del catanese, dove probabilmente molti si sono attivati anche per un fatto di memoria, cioè, nel senso, c'era un testimonial forte davanti in termini anche proprio di immaginario, però contemporaneamente c'è anche il problema di un in questo momento, cioè, Claudio è arrivato, giustamente è stato chiamato, tu ti sei fatto indietro, eri il candidato presidente, quindi i testimonial in politica sono importanti, ma quello che è molto ecco, cosa ti aspetti da Claudio in termini di costruzione? Ecco, io penso che Claudio si sia speso con grande generosità in questa battaglia, però ti stavo sottolineando questo aspetto. Io penso che i testimonial siano un elemento importante nelle campagne elettorali contemporanee. Penso però che i testimonial servono a poco se non c'è un progetto e una squadra che collettivamente si mette in discussione. Ecco, io penso che noi dobbiamo molto lavorare sul progetto e sul tentativo di far emergere questa squadra che nei territori siciliani si è spesa molto. Abbiamo bisogno, come dire, di aiutare questo processo di emersione. Penso che Claudio ne sia consapevole, io su questo ho giocato molto la mia campagna elettorale, cioè quest'uso del noi anziché dell'io che caratterizza poco la politica nazionale e che invece secondo me deve diventare un nostro tratto distintivo. Quanto avete pagato le polemiche? Ad esempio la polemica sul nome della lista, la polemica con alcuni esponenti dell'antimafia ufficiale, ad esempio. Non lo so, è difficile dirlo, diciamo, io non sono un uomo dei conflitti cercati, cioè, e mi dispiace spesso quando nella stessa area politica si innescano meccanismi conflittuali che come dire, segnalano lacerazioni di cui sicuramente non abbiamo bisogno, e molte di queste cose sono rientrate durante la campagna elettorale secondo me con un fatto positivo, altre cose purtroppo permangono. Io penso che noi dobbiamo molto chi ha responsabilità lavorare per processi unitari, non è facile, sicuramente, come dire, gli anni che abbiamo alle spalle sono stati anni di divisioni, di lacerazioni, di fratture, però non è nell'alimentare queste fratture che si cresce secondo me nella consapevolezza che ogni esperienza è parte di un progetto. Ecco, se partiamo da questa consapevolezza senza avere la pretesa di una primogenitura, di una prevalenza, di un predominio di alcuni sugli altri, già siamo un passo avanti. Io quando ho iniziato questo percorso avevo dato la mia disponibilità ad essere anche candidato alla presidenza della regione, ma ho voluto su questo dare un segnale anche culturale, politico, nel fare un passo indietro, marcando, come dire, il valore dell'unità piuttosto che di una contrapposizione. Di una competizione e di una contrapposizione. E c'è chi l'ha compreso, chi probabilmente fatica ancora a comprenderlo, chi ama ancora chiudersi dentro recinti più o meno identitari. Ecco, io penso che se noi mettiamo invece questo mondo in relazione, poi sono gli elettori, sono i luoghi della partecipazione democratica che dobbiamo costruire, quelli che devono scegliere, devono valorizzare. Ecco, io a Claudio, se mi posso permettere un giudizio, penso che noi una delle cose che dobbiamo fare è subito chiamare a una partecipazione attiva
questo piccolo grumo, queste migliaia di persone che comunque noi hanno riposto fiducia. Ecco, non pensare che da soli si può essere paladini di un progetto, ma lo siamo paladini di un progetto tutti coloro che si sono spesi. Quindi dare faccia a questo, ecco, sì, a questo gruppo di persone. Dare facce e volti a questo progetto, questo è importante. Tu hai lavorato molto su un gruppo di giovani, cioè attorno a te si è coagulato un gruppo di giovani, qualcuno con un po' più di esperienza. Ieri sera ho passato la serata a vedere il tuo gruppo più ristretto, ma comunque arrivavano da tutta la provincia, telefonate, eccetera. Quindi l'idea che si è coagulato in pochissimo tempo, tra l'altro. In poco tempo e con un entusiasmo che mi ha travolto ed emozionato. Io sono grato, il mio risultato personale è un risultato molto bello e sicuramente, come dire, importante, significativo, ma questo risultato non ci sarebbe stato se non c'era questo gruppo di pazzi scatenati che si sono spesi con la generosità che tu ieri sera hai visto, con l'allegria, gente con 40 di febbre, con la passione, anche con, mi permetto di usare una parola che forse può apparire anche improvvisa, anche con il gusto di divertirsi insieme. Cioè, la politica può anche essere divertirsi insieme, cioè, anzi forse diciamo questa dimensione del piacere, inteso nel senso più bello del termine, di una comunità che si ritrova, è uno dei valori su cui dovremmo lavorare molto. Quindi io a loro sono profondamente grato, a loro devo tutto di fatto di questa campagna elettorale. Certo. L'ultima cosa che ti chiedo è forse la questione su cui abbiamo aperto: quanto ha pesato il voto clientelare qua in Sicilia, cioè quanto pesa ancora? Pesa ancora purtroppo tanto, pesa ancora tanto, ma vedremo, perché ora bisognerà fare un'analisi molto attenta, ma io il primo elemento indicativo è sicuramente continuano a permanere i signori delle preferenze. E questo è evidente, se ci leggi dietro quelle storie non ci trovi spesso, purtroppo, storie edificanti di una Sicilia positiva, ci trovi un po' di miseria umana, diciamo, piccole storie costruite sul bisognino, anche da, diciamo, che normalmente dovrebbe essere un diritto in qualsiasi altra parte del mondo, e qui diventa il favore fatto da qualcuno. Questo è ancora, continua ad essere, diciamo, un tema che forse abbiamo indagato poco e sul quale, perché ci sono dei segmenti di potere che si sono comunque mantenuti inalterati, sui quali siamo stati, secondo me, ancora troppo disattenti.